Alla Juventus serve chiaramente un nuovo progetto, perché il progetto portato avanti fino ad ora, quello con a capo Max Allegri, è assolutamente fallimentare. È inutile girarci intorno e oggi parliamo di quello che potrebbe essere un nuovo progetto che può portare una nuova Juventus, una Juventus senza questa situazione che ha in questo momento, che è presente all'interno del contesto bianconero. Cerchiamo di scoprire tutto, io per prima vi ricordo di supportarci, mi raccomando iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, attivate la campanella delle notifiche e se vi va lasciate appunto un like a questo video. Quello che stiamo vedendo in Italia in questo momento è un calcio italiano che sta andando verso una direzione. Come dicono in molti, sta intercettando quello che è il nuovo calcio. Un calcio propositivo, un calcio di idee, un'organizzazione di gioco ben chiara, riconoscibile. Quando vedi la Juventus, vedi una squadra senza progetto. Quando vedi il Milan, vedi un progetto. Questo lo si evince anche da che cosa? Vedendo la partita di Milan-Juventus di sabato avrete notato che cosa? Un progetto che non soltanto coinvolge l'allenatore, non soltanto coinvolge la società, ma coinvolge anche e soprattutto i tifosi. La tifoseria milanista è una tifoseria che in questo momento riconosce il Milan come entità vera, solida, storica, propria. Guardate ad esempio quello che abbiamo visto. Avete visto i cori, ma soprattutto tutta la coreografia del Milan. Questo è un progetto che coinvolge i tifosi. Tu vedi un San Siro sempre strapieno, ma quello che hai visto sabato non era soltanto un San Siro pieno e strapieno, era un San Siro con tanta gente presa dal progetto, coreografie clamorose, una squadra che veniva costantemente sostenuta dal proprio pubblico, tutto lo stadio pieno con una coreografia che era qualcosa di sublime. I giocatori, nel momento in cui vedono tutto ciò, vengono coinvolti, e i tifosi, nel momento in cui vedono tutto questo, questo progetto Milan, sono coinvolti a loro volta. Quindi il Milan negli ultimi anni cosa ha fatto? Ha riavvicinato il pubblico al Milan. C'è stato un progetto serio di riavvicinamento. Hai connesso la squadra, il club e la storia del Milan ai tifosi, che negli ultimi anni si erano un po' allontanati, perché nessuno può dimenticare il Milan di qualche anno fa. Il Milan dove c'erano scelte scellerate, dove c'era un Milan che inizialmente si è aggrappato ai vecchi, un po' quello che sta facendo la Juventus, cioè giocatori di una certa età, che erano delle leggende ma che erano a fine ciclo, un Milan poi affidato ai cinesi, un Milan con acquisti scellerati, con i famosi 250 milioni spesi per i vari Bacca, per i vari con Mirabelli e Fassone, con i vari Kalinic, Biglia e così via. Era un Milan quello che non era riuscito a intercettare né il nuovo calcio né tantomeno i tifosi. Questo Milan cosa ha fatto? Intanto è ripartito dalla storia del Milan e quindi affidare il Milan ai milanisti, che è una cosa che francamente ho ritenuto corretta e sensata. E quindi figure come Boban prima e come Maldini dopo hanno riavvicinato il pubblico, hanno visto che c'era qualcuno che aveva a cuore il progetto Milan, a cuore la storia del Milan. E quindi cosa hanno fatto? Hanno riavvicinato il pubblico, hanno riconquistato il pubblico. E il pubblico è una parte fondamentale. Se negli ultimi anni c'è stata la crisi anche perché il pubblico si è allontanato prima per la pandemia, evidentemente ha allontanato il pubblico allo stadio, ma tutto questo doveva ritornare nel momento in cui, dopo due anni di assenteismo dagli stadi, la gente dovrebbe avere una voglia clamorosa di tornare allo stadio. Ed invece tu vai allo stadio della Juventus e trovi uno stadio vuoto. E trovi uno stadio vuoto in sfide importanti come quella di Champions League, in sfide in cui ti dovresti giocare tutto. Poi però vedi il sold out quando c'è Juve PSG. E quindi lì ti chiedi, ma com'è possibile che c'è il sold out quando c'è Juve PSG e non quando c'è Juve Maccabi, che è a distanza di pochi giorni ma che è ancora più importante? Forse perché il tifoso è stanco di vedere questa Juventus ma ha voglia di vedere calcio, e quando vai a vedere PSG vedi Messi, Neymar, Kylian Mbappé e compagnia cantante. Hai allontanato il tuo pubblico. L'hai allontanato come? Con un progetto che non convince i tifosi, con un progetto affidato a un allenatore che divide. Perché Max Allegri in questo momento divide tutti. Il coinvolgimento che c'è attorno al Milan con Pioli è straordinario, perché Pioli ha creato un gruppo che riesce a unire tutti. Il coro allo stadio è Pioli is on fire. Pioli è diventato parte integrante, non divide, unisce il popolo.
bianco e rosso nero. Allegri lo divide e in questo momento clamorosamente lo sta riunendo, ma nella direzione sbagliata, cioè tutti contro di lui. E quando la società va a scegliere se continuare o meno con questo allenatore in virtù di una questione economica, bisognerebbe pensare, analizzare un altro aspetto. Ma quanto sta perdendo la Juventus con l'allontanamento costante e inevitabile dei tifosi dallo stadio, ma anche da tutto il resto? Facciamo un esempio. In questo momento io vado in uno store della Juventus e in uno store del Milan. Quante maglie venderà in un giorno il Milan? Quante maglie in un giorno venderà la Juventus? Sicuramente meno la Juventus e più il Milan. Perché? Perché il tifoso in questo momento si sente più vicino al Milan che alla Juventus. Il tifoso juventino in questo momento, quando sente che c'è un biglietto da 100-200 euro, tra l'altro in un momento, devo dire, abbastanza di crisi per il paese, e beh, preferisce stare più vicino al Milan, un tifoso, al suo Milan che alla sua Juventus. Perché lì vede un progetto che va verso i tifosi. Lì vede un progetto in cui il tifoso chiede costantemente un cambiamento da anni e non lo vede. Vede un allenatore che sembra quasi poter prendere in giro questa tifoseria. Perché diciamocelo chiaramente, in questo momento, quando tu vedi una critica costante e un Allegri out da anni, da mesi, tu vedi l'allenatore che quasi in conferenza si diverte prendendo quasi in giro queste critiche, dicendo mi era mancato questa critica nei miei confronti, mi esalta. Ti esalterà anche, ma in campo non ne vinci una. In campo perdi col Monza, perdi col Milan, perdi col Benfica, perdi col PSG, pareggi con la Salernitana. Fai un anno devastante. Stai allontanando sempre di più tutti. E quindi forse bisognerebbe partire da un nuovo progetto. Anche a campionato in corso, perché no? Perché facciamo un esempio stupido. Il Chelsea cambia, decide di cambiare, decide di allontanare Tuchel. Ora il Chelsea è una squadra che sta volando. Ma facciamo un esempio molto più basso, perché siamo partiti dall'alto come il Chelsea, ma partiamo a un livello più basso. Il Monza, proprio con la Juventus è ripartita la svolta del Monza. Un Monza che non vinceva una partita, che festeggiava per il punto in casa con Lecce, primo punto storico. Succede che arriva Palladino e in tre partite, alla prima batte la Juventus e altre due le vince, fa tre partite, tre vittorie e zero gol subiti. Come vedete, alle volte gli scossoni servono per ridare volontà al gruppo, ridare fiducia al gruppo, rivalorizzare la rosa, ma riavvicinare il pubblico alla propria squadra. Tanti aspetti che, come l'impressione in questo momento, offuscati in dirigenza da questi 7 milioni all'anno dati ad Allegri, non riescono a vedere. Probabilmente però risparmieresti questi 7 milioni di ingaggio, ma forse potresti riconquistare il pubblico, e il pubblico è quello che ti sostiene maggiormente. Nel momento in cui perdi il pubblico e la fiducia del tuo pubblico, perdi tutto, da un punto di vista economico e da un punto di vista calcistico. Voglio sapere che ne pensate voi, se siete d'accordo su questo ragionamento, se siete d'accordo anche su questa idea di questo nuovo progetto che deve coinvolgere più il pubblico e che non lo deve separare, ma deve assolutamente unirlo.